Presidente Pirovano, questa sera la Bergenfest, un nuovo dibattito di grande interesse, si parla di province, chi meglio di lei che su questo territorio sta conducendo delle grandi battaglie anche per preservare l'ente provincia, può spiegarci il significato di una serata così? Per spiegare soprattutto a chi vive quotidianamente i problemi del territorio, le manchevolezze delle strade, le manutenzioni delle scuole, che cosa succederà quando saranno abolite le province usando l'ennesimo trucco. Voi sapete che con due decreti hanno tentato di abolire le province e sono stati firmati questi decreti anche dalla Presidenza della Repubblica, quando un consigliere comunale dopo sei mesi sa che la Costituzione può essere modificata non per decreto legge di urgenza, ma con una legge costituzionale. Quindi mi suona molto strano che lo staff del Presidente della Repubblica non lo sapesse. Adesso stanno facendo un altro tentativo di rimettere in campo un decreto Monti, modificandolo in parte, sperando poi di fare una legge che cancelli le province. Il problema è che in tutte le nazioni moderne d'Europa c'è l'ente intermedio che ha le dimensioni presa poco della provincia di Bergamo, della provincia di Brescia, ovvero circa 1 milione di abitanti, dove addirittura là c'è un'autonomia finanziaria e gestionale molto alta. Pensare che in una regione come la Lombardia di 10 milioni di abitanti i 1500 sindaci vanno direttamente su al 33° piano a parlare col presidente Maroni è un'assurdità. Ci sono tante cose da modificare, ma soprattutto dal po' in giù rivedere il numero dei dipendenti dello Stato, che nei comuni sono assolutamente assurdi. Se da noi un comune di 15.000 abitanti ha 80 dipendenti, al sud lo stesso comune ne ha 250. Quindi i costi sono lì. Tagliare le province per cercare di fare dei trucchi è come fare oggi. Stanno facendo un trasloco, portano tutti i mobili in strada senza sapere in quale appartamento poi andare a mettere questi mobili, ovvero i comuni dovrebbero accollarsi tutte le competenze delle province e tutti, per Bergamo, i 600 dipendenti che prendono degli stipendi molto più alti di quelli dei comuni. Ma se questi dipendenti dovessero andare in regione costerebbero il 30% in più, perché gli stipendi degli dipendenti della regione sono molto più alti rispetto a quelli della provincia. Quindi è un trucco levantino, oserei dire da mercatino di Acerra alle spalle Garibaldi, per cercare di imbonire la gente e pensare che con questo si risparmiano dei soldi. Sarà un gran casino.